Se non ha mai provato dei tappi acustici o se sta cercando la soluzione definitiva per la massima protezione senza perdita di qualità, non puoi perderti la recensione dei Minuendo Earplugs, dei tappi per proteggere le orecchie che potremmo definire futuristici. E se non li hai mai usati, ti spiego perché dovresti farlo subito e con il 20% di sconto. Essendo un musicista lavorando in studio, ho sempre cercato di proteggere l'udito. Cercavo una soluzione che mi permettesse di utilizzarli sia in ambienti rumorosi, come ad esempio dei concerti o in sala prova, sia anche nell'insegnamento musicale, ad esempio in classi di musica d'insieme o ad esempio in classi di batteria. Sappiamo infatti che l'udito va protetto poiché ogni volta danneggiato difficilmente si potrà tornare indietro. Ma un punto molto importante è che non tutti i tappi acustici presentano una risposta lineare alle varie frequenze. Prodotti e ingegnerizzati in Norvegia mi hanno colpito subito per il loro design innovativi. Sono i primi e unici earplugs al mondo di cui possiamo regolare il livello di protezione, da 7 a 25 decibel, con un filtro passivo variabile che non ha bisogno di batterie né di elettronica. E inoltre hanno una membrana acustica da loro brevettata. Sono distribuiti in tutto il mondo da Soundbrenner, di cui sono endorser, ed è possibile acquistarli con il 20% di sconto andando direttamente su www.soundbrenner.com/alessandro ed inserendo il coupon Alessandro20, 20 a numero, in fase di pagamento. Ti ricordo che lo sconto si applica a qualsiasi prodotto Soundbrenner, degli strumenti che sono nati per il musicista e che ho recensito in una puntata precedente. Ma vediamo l'unboxing. La confezione è molto curata, al suo interno possiamo trovare i due earplugs ben protetti nell'alloggiamento in spugna. All'interno troviamo una scatola che contiene differenti adattatori in silicone morbido, il manuale e la custodia semirigida. I due earplugs si presentano molto resistenti con una piccola leva sulla parte superiore grazie alla quale è possibile decidere di quanto diminuire il suono ambientale, da 7 decibel in posizione aperta, ossia verso la nuca, a 25 decibel in posizione chiusa. La custodia è molto comoda, si apre con una zip laterale ed al suo interno presenta una piccola spazzola per la pulizia. Inoltre abbiamo anche il laccetto per tenere agganciati i tappi per le orecchie, simile a quello presente nei comuni occhiali. Nella scatola troviamo ben 11 tipi di plugs adatti a qualsiasi orecchio. È infatti importantissimo isolarlo perfettamente scegliendo il tipo che ben si adatta a noi. La versione a tre flange in silicone è probabilmente quello che dà maggiore isolamento e la migliore risposta in frequenza. Alcuni però potrebbero trovare più confortevoli quelli in materiale spugnoso, soprattutto se verranno indossati per un periodo molto prolungato. Bisogna fare delle prove e decidere quale si adatta meglio a noi. In ogni modo il manuale è molto dettagliato e dà dei consigli da leggere assolutamente. In particolare possiamo vedere il grafico con la risposta in frequenza, con le tre curve corrispondenti alle tre posizioni. Posizione aperta, intermedia e posizione chiusa. Basta inserirli con una leggera pressione e gli earplugs sono pronti. Il manuale suggerisce di premere leggermente con le dita per comprimerli in modo che si adattino meglio all'orecchio. E una volta inseriti si espanderanno leggermente adattandosi al canale. Inoltre, essendo magnetici, possono essere collegati tra loro una volta legati al laccetto, così da non perderli una volta indossati. Per inserire il laccetto ho dovuto faticare un po' con il primo earplug, ma una volta capito il secondo è stato molto più facile. Basta inserirlo nel piccolo foro e poi fare un cappio intorno al plug e i nostri Minuendo sono pronti all'uso. Possiamo portarli con noi dentro la comoda custodia ed indossarli alle prove, ai concerti o anche in ambienti molto rumorosi dove vogliamo preservare l'orecchio. In passato ho avuto degli earplugs, ma credo che questa volta abbia trovato il prodotto definitivo. La possibilità infatti di variare i decibel di abbattimento è utile, ad esempio per parlare o ascoltare l'allievo senza levarseli ogni volta. Se ci tieni all'udito, mi raccomando, proteggi le tue orecchie, anche perché una volta danneggiate da un feedback, da un rientro microfonico o da qualsiasi altra fonte rumorosa, difficilmente potrai tornare indietro. Per cui andate su soundbrenner.com, scegliete i prodotti che volete acquistare e inserite il codice Alessandro20, 20 a numero, durante il pagamento per ricevere subito lo sconto del 20%. Un piccolo regalo per voi che state seguendo il canale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao e buona musica!